Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! La celebre cantante Iva Zanicchi si è finalmente espressa pubblicamente dopo la tragica scomparsa del suo compagno, Fausto Pinna, avvenuta pochi giorni fa a causa di una grave malattia. Attraverso i suoi profili social, Iva Zanicchi ha condiviso il suo dolore per la perdita del compagno e ha ringraziato amici e seguaci per i messaggi di cordoglio ricevuti. Come avete saputo, il mio caro Pippi è salito in cielo. Ci tengo a ringraziare tutte le persone che mi hanno dimostrato la loro vicinanza. In questo momento di dolore, le vostre parole di affetto mi sono di grande conforto. Grazie, 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 vi voglio bene. Iva Fausto Pinna è deceduto all'età di 74 anni a causa di un tumore ai polmoni. Iva Zanicchi aveva deciso di interrompere i suoi impegni lavorativi un anno fa per dedicarsi completamente al suo compagno. La coppia era insieme dal 1987. In una recente intervista, la cantante ha raccontato del tumore al polmone che ha colpito Fausto. Ha sempre fumato 90 sigarette al giorno e non ce lo aspettavamo. Sembrava stesse bene. Dopo quella terribile diagnosi, gli hanno dato solo 2 mesi di vita. La morte di Fausto Pinna ha scosso profondamente Iva Zanicchi e i suoi fan, che si sono uniti nel sostegno e nell'affetto per la cantante in questo momento di grande.